Ciao a tutti amici di GuidoDalBob.it, benvenuti in questo nuovo video. Come gli ultimi 2 mesi vi propongo le mie configurazioni per quanto riguarda appunto questo mese di febbraio. Portarvi queste configurazioni è stato non proprio semplicissimo, perché appunto per quanto riguarda il costo delle RAM e soprattutto delle schede video, restare dentro nei limiti dei budget delle 3 configurazioni dei mesi precedenti è stato abbastanza difficile. Allora, per quanto riguarda intanto questa configurazione economica, ho scelto di nuovo la piattaforma Ryzen 3 perché appunto stanno per uscire fra qualche mese i nuovi Ryzen, per cui la serie attuale gode di un abbassamento di prezzo piuttosto tangibile, quindi possiamo andare ad avere un budget un po' più consistente per gli altri componenti. Bene, io vi lascio alla descrizione della configurazione e ci vediamo alla fine. Per questa configurazione economica ho scelto un AMD Ryzen 3 1200 quad core 3.10 GHz. Lo abbino ad una scheda madre MSI B350M Gaming Pro Micro ATX. Per quanto riguarda le RAM, installiamo un banco da 8 GB di HyperX Fury a 2400 GHz. La scheda video che ho scelto è una Zotac GTX 1050 2 GB Mini. Per quanto riguarda lo storage, installiamo un SSD ADATA Ultimate SU650 da 120 GB per il sistema operativo, più un hard disk classico Seagate Barracuda da 1 TB per il salvataggio dei dati. Alimentiamo il tutto con il solito Cooler Master MasterWatt da 550 W. Il case che ho scelto per questa configurazione è uno Sharkoon VS4 Middle Tower. Il costo totale per questa configurazione è di circa 591 euro. Bene, come avete potuto vedere, il budget è più o meno simile a quello del mese precedente che abbiamo fatta in piattaforma Intel. Ora, avremmo potuto fare anche questo mese in configurazione Intel, però ormai da un lato è meglio, diciamo, accantonare definitivamente i processori Kaby Lake. È vero che esistono i Core i3 Coffee Lake, però abbinarli ad una scheda madre Z370, diciamo che non è esattamente la scelta migliore, per cui per questa volta ho deciso appunto di tornare sui Ryzen. Per quanto riguarda la scheda grafica, ho scelto appunto una 1060 mini per avere un po' più di prestazione rispetto alla AMD 560 Sapphire che avevate visto nelle configurazioni economiche dei 2 mesi precedenti. Bene, per questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se non lo avete ancora fatto, di seguirmi su Facebook, su Google Plus e su Twitter e di leggere i miei articoli sul mio blog guidodalbo.it. Fra poco, tra l'altro, ci saranno delle novità, sto rivedendo un po' tutta la struttura del blog, ci saranno appunto dei nuovi contenuti, quindi ci vediamo presto anche lì. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao ciao a tutti!